bentornati sul mio canale, io sono Amber the Gamer e oggi finalmente siamo tornati su Ark dopo tantissimo tempo, come sta succedendo ultimamente. Però non importa, noi adesso finalmente siamo qui e sì, questo è un babuino, una scimmietta che sinceramente non ricordavo di aver preso. Me la sono trovata qui, cioè è addomesticato, quindi per forza l'ho preso. Però sinceramente ho vaghi ricordi del momento in cui l'ho preso. Va bene, questo la dice tutta sulla mia sanità mentale in questo periodo. Ad ogni modo, siamo tornati su questa mappa perché ovviamente qua ci siamo stati veramente poco e abbiamo ancora 1,5 milioni di cose da fare. Quindi per cui direi che è il caso di mettersi all'opera. Ma prima di proseguire, tanto per cominciare, grazie infinite a tutti per la pazienza, per i messaggi, per l'interesse. E poi ragazzi, siamo arrivati a più di 1,000, cioè non ci posso credere, sono troppo super mega felice. Grazie infinite di tutto cuore a tutti quanti, un super mega bacio. E poi altra cosa importante, volevo salutare tanto e di cuore Salvatore Rizzo. Ciao Salvatore, un abbraccione unione! Allora, noi siamo andati a prenderci un po' di materiali che ci servivano dall'altra mappa, da Crystal Isles, perché qua non era possibile proseguire altrimenti. Perché? Perché ora aspettate che vi spiego il mio piano per oggi invece di girare senza un motivo apparente. Allora, abbiamo detto che qua ci vogliamo fare una bella base e secondo me qua viene una bellissima base. Come prima cosa vorrei appropriarmi di questa zona qui. Quindi questa parte qui voglio chiudere un pochino di porte, riparare il muro che è laggiù. E poi più avanti ci prenderemo anche questa parte, ma per il momento io voglio iniziare di là. E per farlo ci occorrono due cose. Allora, intanto un brontosauro per buttare giù tutti questi alberi perché a manina ma manco morta. E poi vorrei prendermi un paio di due di kuru o di anchilosauri per raccogliere un po' di materiali vari e sempre da questa zona, perché comunque è piena di rocce. Alcune rocce mi sembra che siano anche metallose. Quindi perché non approfittarne, visto che abbiamo tanto ben di Dio qua a casa. Quindi ora ce ne andiamo a caccia di queste bestioline, cioè pieno di babuini, respawnano a una velocità incredibile, non avete idea di quanti ne abbia fatti fuori prima di cominciare l'episodio e nonostante ciò, guardali, tutti qua pronti a tirare cacche al primo che passa. La simpatia, il comitato d'accoglienza, no, su Ark, è sempre un piacere. Guarda, due di kuru, molto bene. Aspetta, lì cos'è? Ah, un orso, ok. No, speravo fosse un'altra bestiolina. Tre due di kuru. No, quello non è un due. Sì, sono tutti uguali, tra l'altro. Vabbè, non importa. Aspetta. Mi devo ricordare i pulsanti. Aspetta, ok. Sarà molto divertente questo episodio. È troppo tempo che non gioco. Ho letto un 100. 114. Vediamo se qualcuno offre di più. Allora, io posso appoggiarmi qui senza che nessuno mi attacchi. Orsi, voi... Se io sto ferma e mi faccio i fatti miei, pure voi, giusto? Sì, sembra di sì, molto bene. Dicevamo, vediamo se ci offre di più. No, un 17. No, non rompere, Ciccio. Ciccio, non ti ho fatto niente. Ciccio, ti uccido, eh. Ok. E c'è un altro 2 di culo laggiù, vediamo se riesco a inquadrarlo tra la testa e l'albero. Sì, più o meno. Un 74, un maschio 74. Quindi abbiamo un maschio 74 e un maschio 114. Tutti maschietti, ma dai! E vabbè, ci prendiamo sicuramente il 114. Dopodiché no, voglio una femminuccia perché io come al solito devo fargli fare i cuccioli. È un po' d'obbligo fargli fare i cuccioli qua. Allora, se io lo attacco qua, ovviamente qua si arrabbiano tutti, presumo. Cioè tutti, quantomeno i suoi compari, sicuro. Quindi io vorrei provare ad acchiapparlo per portarmelo in una zona un pochino più riservata. Aspetta, non so se ho preso il giusto. Non so se ho preso quello giusto. Aspetta, dove ti posso mollare? Nel letto del fiume? No, che poi mi affoga. È un classico. Aspetta, c'è anche un 2 di kuru lì. Aspetta, l'ho visto. Allora, intanto lasciamo il nostro amichetto qua. Fammi vedere se ti ho preso. Sei giusto? Sei giusto o sei sbagliato? Fammi vedere. Sei giusto, molto bene. Chi è che fa casino? Io ti faccio fuori lì, lo sappitelo. Ma non peraltro, stai facendo troppo tantissimo casino. Allora, aspetta. Prima che l'altro si allontani troppo. Quindi quello è un maschietto, ti prego dimmi che sei una femmina. No, maschio 43, ma porca puzzola. Cioè è il regno della salsiccia qua. Non so se questa cosa la potevo dire. Forse no. Aspetta, vedo un trodon. No, non mi devi rompere. Era un trodon, sì, un trodon. Ah, ma di quelli crystal. No, vabbè, non importa. È vero che c'ho ancora la mod con le creature crystal e me le mette su tutte le mappe. Potremmo continuare qua la nostra collezione. Sai che bello avere tutte le creature qui, crystal qui dentro.
quasi. Vabbè, dai, banda alle ciance, sto perdendo un sacco di tempo. Aspetta, c'è altra gente che deve rompere l'anima. C'è pieno di bestioline rompiscatole in sta zona, questo bisogna dirlo. Sì, però c'è troppo casino qui, troppo casino. Signora, si sposti, per cortesia, vorrei evitare di pigliarla. Ciao. Ups, aspetta. Ero troppo vicino. Guarda, aspetta che c'ho l'idea geniale, vieni. Non puoi salire le scale. Io penso che tu non possa salire le scale. Però aspetta, troppo in basso mi colpisce lo stesso. Aspetta, ciao. Aia, mi ha pigliato tantissimo. Aspetta. Dove? No, scherzavo, pensavo fosse l'idea della vita, invece no. Però guarda, sai che ti dico, lo pigliamo lo stesso. Perché ti muovi a scatti? Ok, qua non mi puoi pigliare. No, però puoi venire per di qua, tipo. Aspetta, scusa, se io ti faccio... Scusa, Lillo, sono qua. Cici, grazie. Tranquillo, fai pure con comodo, non ti preoccupare, io intanto ricarico. Allora, no, vieni un po' più avanti. Aspetta, gli dobbiamo far fare il giro lungo. No, voglio sfruttare queste scale, scusa. Aspetta. Ciao, vieni, per di qua. Tu non puoi salire, vero? Sarebbe molto divertente se ora riuscisse a salire le scale. Riesci a salire le scale? Amo questa mappa, un po' meno. Porca miseria, che ceffone che ci ha tirato. Vai, scendi le scale. Sì, dai, colpiscimi da lì. Ce la puoi fare. Provaci, sono sicuro che puoi farcela. No, stai già fuggendo, dai. No, ma dai. Avevamo appena iniziato a divertirci. Oh, aspetta, c'ho fame. E non c'ho cibo. Davvero non c'ho cibo. Porca puzzola, non c'ho cibo. Non mi svenire. Dove sei? Dove stai andando? No, tu invece ci devi svenire. Tu ci devi svenire tanto. Sì, lo so. No, aspetta, non mi attaccare tu però, Dai, ti prego. Abbi pietà. Ok. Se ci svieni prima che ci svenga io, mi fai un favore che tu non hai idea. No, aspetta, fammi prendere più baccucce nel frattempo. Mi sono dimenticata di prepararmi il cibo. Che tristezza infinita. Evitiamo di prendere le narcoberry, grazie. Aia, ma sto mangiando. Ma che maleducazione. Ma mi state attaccando in due ora? No. Non capisco se anche l'altro mi sta attaccando. No, forse no. Ma c'hai fame, c'hai sete. Mamma mia. Quante pretese, quante richieste. Acqua ne ho. Sì, ne ho, meno male, dai. Meno quello. Ah! Ho sentito un verso bruttino. No, forse era un Gallilimos. Forse era solo un Gallilimos, dai, speriamo. Mi sembrava il verso di una di quelle bestioline piccoline, infide, che ti rovinano la giornata al solo guardarle. Oh, la pepetta, però quanto ci vuole per farla andare giù? Dai, fuggi, incastrati lì. Bravo patato. Aspetta, incastrati lì. No, resta lì. Dai, che era tanto carino se restavi lì. Antipaticone. Ti prego, cadici. Mi servono i dardi anche per un altro dei tuoi compari e un bronto. Quindi ce ne vorranno molti. Magari il bronto non ce lo prendiamo di livello altissimo. Quasi lo prendiamo di livello, diciamo, medio-alto. Cioè, non proprio una ciofeca, però qualcosa giusto per liberare la base. Tanto non è poi che ci dobbiamo fare i mille viaggi qua. Tesoro, ti ho lanciato talmente tanti dardi che non dovresti essere svenuto, dovresti essere morto. Oh, grazie. È un piacere giocare con te. Allora, ora gli diamo la pappa. Io mi sa che due di curo mi piglio pure l'altro, non me frega niente. Se è di livello basso, a me serve qualcuno che mi tolga tutte queste rocce davanti agli occhi. Perché ogni volta che cammino a piedi, cioè, non si capisce una mazza qui, veramente. Cioè, in 2 metri quadri riesci a perderti. Ho raccolto anche una cacca. Dove? Quando? Come? Perché? Soprattutto perché. Molto bene, allora abbiamo sempre la nostra funzione di tracciamento. Sì, adesso non mi serve, quindi non l'attiverò perché non ho voglia di vedere. Ho detto che non l'attiverò. Perché tu ti sei attivata? Ho detto non ti attivo. Va bene, grazie. Sempre piacere fare affari con te, Ark. E dicevamo, possiamo lasciarlo tranquillamente qui.
non dovrebbe uccidermelo nessuno. Io spero. Io spero. Comunque, ci andiamo a prendere l'altro piccoletto laggiù. Io vorrei una femminuccia, ma poi, appunto, a quanto pare sembrano essersi estinte. Quindi, al momento mi piglio questo, così li metto al lavoro. Ho visto una bestiolina piccolina di là, di quelle rompiscatole. È un Troodon, no? Cos'è? Dove sei tu? Ma tu non mi attacchi? Perché tu non mi attacchi, scusami? Cici, io ti starei sparando. Cioè, per carità, va bene così, eh? No, no, è un pacifista. È un pacifista. Ciao, aspetta, sul musetto ti arrabbi? No, no, è la Peppa, è proprio porgi l'altra guancia, eh? Bravo, l'altra guancia, eccoli. Così ce l'abbiamo tutte e due piene di dardi. No, dai, aia, no! Ma che maledetto! Ma che maledetto, ma mi ha imbrogliato tantissimo! Cioè, lui fa finta, lui finge! Lui finge di non essere arrabbiato! Perché va così lento? Non riesco a capire, mi sta trollando male Ark oggi. Cioè, sono appena tornata, dai, mi sento come quelle che tornano dalla crociera tutte rilassate. No, sono appena tornata. Ciao, ciao. Ma sei tipo stracarico di roccia e quindi non ti riesci a muovere? È per questo? Io non capisco. Non riesco proprio a capire. Quanti dardi ho ancora? Pochi. Secondo me pochi, perché oltre a queste bestie da raccolta, ovviamente, ovviamente io ho un paio di Rex da mettere all'ingresso. Non lo so, vorrei prendermeli, ecco. Non so se riusciamo a fare tutto oggi, ovviamente. Anche perché poi ci sarà anche da costruire. Perché è vero che una parte delle strutture ci sono già, perché sfrutteremo ovviamente quelle già presenti. Ma c'è il problema, chi è? Sei tu, ok? Ma c'è il problema che molte costruzioni, cioè molte, tipo il banco da lavoro non me lo fa mettere direttamente su queste costruzioni. No, ci devo comunque costruire sopra, cioè dobbiamo metterci comunque una base. Ora non so se c'è un'opzione per fare in modo che queste strutture effettivamente fungano da strutture dove io posso costruire e appoggiare cose. Oh, buonanotte. Molto bene, è stato più indolore con te, è stato più veloce. Molto bene, sì, in effetti non abbiamo nessuna bestia per la raccolta delle bacche. Che sinceramente in questo momento, sì, siamo affamati, ora ti preparo qualcosa. Dove? No, non mi cammini sopra al doi di Kuru, per favore. Allora, intanto possiamo lasciare questa cacchina qui, grazie. Ok, proprio sulla faccia del povero doi di Kuru, vabbè. E dicevamo, a noi serve cibo, aspetta che raccolgo un po' di roba, ti facciamo un focherello, mettiamo un po' di carne. A meno che... Aspetta, aspetti. Intanto prendiamo anche un po' di fibra. Allora, aspetta, tu non è che hai carnina buonina per me? No, ma manco per niente. Oh, eccoli, un po' di carnina a cuocere, così finalmente Ginetto la smette di morirci di fame, perché andare avanti a bacche non è fattibile. Allora, vediamo un attimino dov'è il nostro altro addomesticato. Eccolo qua. Siete svenuti vicini. Non me ne ero accorta molto. Va bene. Aspetta, aspetta, ho visto cose. Ah no, è il mio fuoco. Molto bene. Cosa? Aspetta. Aia, lo sapevo. Maledetti. Dove siete? Vi vedo. Aspetta, allontaniamoci dalle mie creaturine. Ciao. Lillo, mi aiuti? Grazie. Molto gentile. Ora torna giù. Aia. No, non li hai ancora fatti fuori, scemo. Ma guarda te che non demordono. Ah, sì, ricarica un po' più in fretta, Ginetto, però. Dove sei, maledetto? Sei qua. Là. Oh. Molto bene. E mi è sparita la viverna. Ah no, è là dietro, ok. Oh, ma qui ci vorrà l'eternità di sempre. Ma se io intanto mi andassi a cercare tipo un bronto, sarebbe una cosa molto brutta. Facciamo un giro veloce in questa zona. Non mi distrugga il fuoco. Per favore, che c'ho carnina a cuocere. Anzi, aspetta che qualcosa... Ciao. Voleva rubarmi la carne, eh? Invece no. No, ci vuole l'eternità qua e l'eternità là anche. No, niente, io mi vado a cercare un pronto. Non ho voglia di aspettare, dai, non ce la posso fare. Che noia, che barba, che pizza. Allora, pronto, vediamo, ti prego, uno qua vicino, dai.
in zona. Aspetta, vedo cosa gigante che si muove. No, è un Paraceratherium. Vedo code lunghe. No, Diplodoco. Aspetta, tu sei? No, Diplodoco. Oh. Guarda lì quanta gente. Che succede? Che folla, che folla. Ah, là c'è un carno, c'è un carno. Aspetta, aspetta, ho visto una coda. No, non era una coda. Perché non ci sono bronto in questa zona? Che mio cacchio. Vabbè, ma allontano poco poco. Posso vedere cosa c'è qua dentro? Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta, se non mi attacca al mondo prima che io dia un'occhiata. C'è tanta gente brutta qua. Tanta gente bruttissima. Visto Terror Bird. E là ci sono Sarco, va bene. Facciamo una cosa veloce. Ma porca miseria. Vedi la paura, il tentennamento, dannazione. Ti fanno perdere le occasioni. Ho sentito gente tanto arrabbiata. Eppure io non ho fatto nulla. Sono appena arrivata qui. E già mi odiano tutti. Che brutto. Che mondo crudele che è quello di Ark. Ah, peraltro noi ci dovremmo fare anche la sella per il bronto, giusto? Sì. Probabilmente. Quella non l'ho fatta. Oh, ci chiede metallo. Non ce l'ho ancora il metallo. Vabbè, vabbè. Adesso ci dedichiamo alla cattura. Poi penserò dopo tutto il resto. No, ma guarda che bellini quegli anchilosauri. No, aspetta. 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 Sono quelli crystal, perché ti prego. Sì, che bellini. Però sono un livello schifo. Oh, peccato. Aspetta, aspetta, ce n'è altri due però. No, ce n'è altri, tantissimi altri. Allora, un 114, molto bene. Un maschio 114 e un maschio 122. Ok. Una femmina 83, molto bene. E una femmina 21. Allora, io punto sul 122 e sull'83. Quindi, allora, ciao, tu sei la femminuccia. Aspetta, prima di tutto ci prendiamo la femminuccia che... Ok. Ti allontano poco poco, te lo giuro. Oh, oddio, non mi ricordo per addomesticarli. No, 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 no. Mi sono ricordata. Ciao, ti vengo a prendere un altro giorno. Abbi pazienza. No, mi sono ricordata che le creature crystal per addomesticarle mi sa che servivano quelle cose fatte con il fabbricatore crystal apposito. Non mi, tipo, servivano tipo dei corni. Vabbè, non importa. Comunque mi sa che è un casino, quindi no. Allora, non vorrei essere pessimista, ma io purtroppo temo che in sta zona di brontosauri non ce ne sia manco l'ombra. Ho girato un pochino dappertutto. Ripeto, in quest'area ovviamente non è che mi sono girata tutta la mappa. E qua decisamente non ce n'è. Eppure a me sembrava nei giorni scorsi di averne visto uno qua dentro addirittura. Allora, finalmente è mattina. E le nostre due bestioline qui adorabili si sono addomesticate. Quindi ora noi le portiamo dove ci sono i nostri scimmiotti. E adesso me ne vado tranzolla tranzolla a cercare un bronto che mi liberi. A parte da tutta questa erbaccia e sterpaglia. E magari anche un po' di fauna locale. Non sarebbe male farla fuori. Molto molto bene. Quello dorme, va bene, non importa. Ragazzi, proteggetelo voi. E aspetta, vi ho detto di non seguirmi. Sì, non si sta muovendo nessuno. Però per sicurezza. Ecco, fare un fischietto in più non costa niente. Ok, via via veloce a caccia del bronto. Che voglio costruirmi una base quanto prima. Così poi andiamo a finire di addomesticare un po' di bestioline. Soprattutto quella bestiolona nuova bellissima. Che spara cose. E non mi ricordo il nome. Amargasaurus, una cosa del genere. Guarda quanto metallo. Se trovassimo un anchilo qui. Quasi quasi, non mi dispiacerebbe. C'è un fuoco? Oddio, cos'è? Oh no, è un'altra di quelle creature della mod Crystal. Guarda che figo, uno Yutyrannus super infuocato, ma è bellissimo. No, ci dobbiamo costruire il banco anche qua. Le voglio qui le creature Crystal. Guarda che figata che è. No, vabbè, bellissimo. Ne voglio 30 o 40 di questi. Sai che fighi questi che girano per la base tutti. No, vabbè. Sì, ne cattureremo veramente a pacchi. Aspetta, cosa vedo lì? Ma ciao tesorino. Finalmente un bronto. Di livello 87 mi va benissimo. No, c'è un carno. Oh, carno, aspetta. Aspetta, ciao carno. No, carno, ti puoi allontanare? Carno? Ok, chi sta inseguendo?
Vabbè, non mi interessa chi stia inseguendo. Io ho bisogno che tu ti tolga dalle scatole. Grazie. No, 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 non insegui. No, aspetta, aspetta, vai, inseguilo, inseguilo. Vai, giù dal dirupo, giù dal dirupo. Oh, ma che peccato. E il carno ci ha abbandonato, ok. Caro Bronto, siamo rimasti solo io e te. E vabbè, un paio di stegosauro, ma non penso... aspetta, 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 aspetta. Lì ce n'è un altro, lì ce n'è un altro. No, vabbè, però ce ne serve solo uno per adesso. Oddio, e se mi faccio già la coppia? Così quasi mi faccio già la coppia. No, aspetta, 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 volevo fare in fretta io però. Ok, allora. Quindi maschio 87, ma c'era un Bronto qui? Bronto? Si è volatilizzato, cosa è successo? Bronto? No, me l'hanno fatto fuori, chi è il mostro? Ma chi è riuscito a farlo fuori? Ah! Là c'è stata una battaglia con i raptor. Oh, come mi dispiace. Come mi dispiace. Vabbè, dai, non abbiamo scusa. Allora ne prendiamo solo uno. A meno che magicamente non compaia un altro Bronto nei paraggi. Vabbè, vediamo. Iniziamo con uno e poi si vedrà. È proprio di uno con questi dardi. Io non so se riesco a pigliarmeli. Ciao, chi sei? Un Ecus, ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Cavallino, togliti. No, sei sulla traiettoria, proprio al posto migliore. Ma loro di solito non scappano via terrorizzati quando mi vedono. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 no. Via, 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 via. Oh, 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 con calma. Allora, vieni, se ci avviciniamo per di qua ci sono le rocce. Una bella scarpata e tu non dovresti riuscire a pigliarmi, giusto? Io dico che è giusto. Sperando che nessuno venga a rompere l'anima. Dove sei, Bronto? Riuscirò a pigliarti da qui? Io dico di sì, dico di sì, dico di sì. Vai, dardo, vai. No. Sì, 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 preso dopo 3000 anni. Però ce l'abbiamo fatta, è arrivato. L'ho preso? No. A sto giro no. Aspetta, vediamo ora. Non stai già scappando, Lillo? Sta succedendo? Sta già scappando? No. Ah no, no, stava girando un ostacolo. Molto bene. E Cici, se tu stessi fermo, sarebbe molto più semplice questa operazione. Se io scendo, magari è ancora più semplice, guarda, Ciao, piccolo grande Bronto. Tu non riesci a salire da qui. Oddio, potrebbe riuscire in effetti. Vabbè, al massimo una codata non ci ucciderà, però potrebbe distruggermi l'armatura. Non è molto scarpata. No, non è molto scarpata. Non è una scarpata molto ripida qui. Quindi ci sale. Lui ci sale. No, non ci sale. No, no. No. Forse no. Però se è abbastanza furbo, fai il giro. Io prego che tu non sia abbastanza furbo. No, ce la fa. Guarda che ce la fa. Che impegno. Che impegno, tesoro. Aspetta, 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 aspetta che mi sposto. Ma se io provassi a fare un'altra cosa. Aspetta, scusa. Se io ti metto qua, tu non mi aggredire il Bronto, per cortesia. Ok. Ok, ora la stamina della bestiolina. Sì, abbiamo la bestiolina attaccata alle spalle, il nostro zainetto volante. Vediamo se così, scusa, riesco. Alla fine funziona un pochino come l'armatura su Genesis, solo che questa non ha stamina infinita, infatti sta per crollare. No, 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 ci. Aspetta. C'è una stamina a schifo, mi sono dimenticata di alzargliela. Tu fuggi, aspetta, stai fuggendo. Forse sì, sta fuggendo. No, non sta fuggendo. Sta tornando indietro, mi guarda, mi sta guardando male, mi sta guardando malissimo. Aspetta, che forse rimane bloccato lì? No, no, riesce a fare il giro come prima? Riesce a fare il giro come prima, mi sa. Forse no, aspetta, no, dai, ce la fa. No, non ti sto scherzando. È più furbo di quel che pensassi. Cervellino piccolo, eppure. No, aspetta, che si è incastrato male. Aspetta, che si è incastrato male. Si è incastrato? No. Ma manco per niente. No, no, ci sta raggiungendo proprio tranquillo. Ok. Arrivando, trallallero, trallalla. Arc, non ti bloccare, non me la dare, grazie mille. Ho bevuto troppa caffeina.
Sì, perché voi non lo sapete, ma il mio obiettivo oggi è tipo di registrare un botto di tempo, quindi ora faremo veramente un'infinità di cose, in modo da poter almeno dividere poi la registrazione in più episodi, perché non avrò poi tanto tempo per registrare, purtroppo. L'ho mancato, vero? Non ho controllato bene, ero disattenta perché stavo parlando. Devo smetterla di parlare però mentre sto facendo cose di questo tipo, perché poi non mi accorgo se arrivano nemici, non mi accorgono se succedono cose, non mi accorgo neanche se colpisco il bersaglio. Oh, quantomeno fugge, quantomeno ora fugge. Alleluia, alleluia. Se non mi vai troppo a casino mi fai un favorone. Ho detto se non mi vai troppo a casino mi fai un favorone. Ci potresti crollare tipo lì? Qualsiasi cosa ti stia bloccando ringrazio. No, 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 mi hai fatto la finta. Mi hai fatto davvero la finta. Sei terribile, sei una bruttissima bestia. Cattiva, cattivo brontosauro. Cattivo brontosauro. Ci cade. Sì, grazie. Alleluia. Ciao Cicci, ciao Puzzolo. Molto bene, molto benissimo. Allora, andiamo a raccogliere poche baccucce. No, non poche, ce ne servirebbero veramente un bel po'. No, vedo Terror Board. Che brutto. Cicci, aspetta. Così, ma guarda come spawnano rapidamente le bestie su sta mappa. Ma ho modificato io qualche impostazione? Non lo so. Perché anche i Dinopithecus, così, comparivano costantemente. Una femmina 17? Però ci dovrebbe voler poco da domesticarlo, quantomeno. E un maschio 87. Tu Lillo, che cosa sei che non mi ricordo? Ah, maschio. Cosa faccio? Ma contento della femmina 17? Ma sì, dai. Sì, dai, alla fine che me frega se è a livello basso. Anzi, facciamo un po' prima. Allora, aspetta che ci facciamo fuori lui. No, aspetta, però... A lui lo potremmo tenere per cercare un Rex. E poi abbiamo la Primate. E no, perché non riesco ad addomesticare questo senza che questo mi attacchi. Quindi ciao. Oh, fatto fuori. Molto bene. Benissimo, ora ci rimane la femminuzza. Dai, Lilla, con te ci vuole poco. Oddio, solo 32. Ah no, 80. Stavo guardando... L'altro fucile stavo guardando. No, ok, ne ho un po' almeno. Sicuramente per questo bronto sì. Non so poi se mi bastano per il Rex. Ah, vabbè, non importa. Intanto una bella coppietta di bronto. Schifo non ce fa. No, non andare là in mezzo. Dai, torna di qua. Vieni a fare compagnia al tuo compagno. Ciao, sì. Ok, vabbè, non importa. Non è molto vicino, però abbastanza vicino. Molto bene, raccogliamo altre bacche. Ora mi pento di non avere una bestia che mi raccolga un po' di bacche, dannazione. Oh, finalmente tutti e due i bronto si sono addomesticati. E sì, qui abbiamo preso anche un parasauro perché mi serviva una mano per raccogliere un po' di baccucce, perché mi servivano le bacche, quelle che gli piacciono tanto, per addomesticarli più in fretta, perché non avevo più voglia di aspettare e non vedo l'ora di potermi fare le keyball. Comunque, per addomesticare lui abbiamo sprecato dardi, abbiamo rotto un fucile, ne è valsa la pena? Probabilmente no, però vabbè, ormai c'è e che facciamo? Non ce lo pigliamo? Certo che ce lo pigliamo. Via, tutti nelle sfere poké e andiamo subito velocissimamente a caccia di Rex, così poi torniamo a casa e finalmente, se Dio vuole, se le divinità di Ark vogliono, ci costruiamo finalmente una base decente.